Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Abe Odyssey. Nell'ultima puntata siamo riusciti a raggiungere i mattatoi Ernia e... scusatemi, i recinti degli animali dei mattatoi Ernia e adesso sarà un bel casino perché qua, come abbiamo visto dalla scrittina lì sopra, ci sono gli allarmi e presumo gli animali. Quindi eccoli lì. Oh madonna, quello come avrei dovuto salvarlo? Forse se faccio veloce... Quello ormai è morto, giusto? Sì, ormai è morto. Sì, c'è un tunnel lì. Aspettate. Carico. Scappa, 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 scappa. Ok. Ah, non posso entrare nella mente del... Quello è uno scrub, ragazzi. E fa parte del recinto degli animali. Sono gli animali con cui ci fanno le merendine. E quelli sono molto pericolosi. Ora, se io mi muovo, quando queste barre mi toccano, scatta l'allarme. Quindi dobbiamo giocare tipo a un 2-3 stella. Via. Oh, ma lol. Cioè, praticamente il laserino mi ha toccato l'angolino dei pantaloni. Ora di nuovo lo devo risalvare? Sì. Ok. Via. Via. Ok, vediamo di non cadere giù perché quelli sono tremendi. Penso che mi prenda al volo, sapete? Mi sa che è meglio se faccio così. Ops. Oh madonna. Devo scendere giù per forza. Via. Oh lol. Allora qui salviamo, perché a questo punto lo vedo molto bastardo. Allora. Via. Via. Ok. Sempre peggio. Opla. Qui c'è anche un checkpoint, meno male. Oh, guardate laggiù, c'è un tunnel per far scappare. Perché si incazza? Via. Non mi becca. Chi dovrebbe scappare? Nessuno. Sicuramente ci serve. Dopo canta qui. Le luci ti guideranno. Le luci ti guideranno. Ok. Oh madonna. Nelle ombre. In punta di piedi, immagino. Sì. Nelle ombre in punta di piedi. Qui salto per l'aria? Non lo so. Ho sbagliato tasto. No, questo mi sembra una trappola mortale. Non lo so. Porca vacca, qui? Da sotto non si passa. Quello lì mi fulmina. Qui devo saltare. Devo saltare ora. Oh. Da sotto non si va da nessuna parte, vero? No. Eh no. Ok, aspettiamo che se ne vada. Dobbiamo usare le ombre qua. Dobbiamo andarcene molto stealth. Via. Ma devo sbagliare, continuo a premere CTRL invece che ALT. LOL. Mi offende. Allora, ok, ci siamo, ho capito. Non sbagliamo tasto questa volta. Ok.
Via. Ok, mettiamoci qui perché quello ripassa. Guardiamo un po' la strada che fanno. Allora, lui arriva da qui, l'altro pattuglia di sotto. Devo nascondermi in quell'ombra là. Oh! Via. Via. Oh merda. Oddio. Ok. Qui sicuramente ce n'è un altro. Quella mina perché è disattivata? E no. E qui? Ah, e qui come faccio? Sicura. Portargli alla bomba. Ma no, mi sparano prima. Mi sparano. Non posso usare il canto. Ah, così. Madonna. Proviamo a lasciare questa mina disattivata. Qua si va da qualche parte. Oh, sì, si va. Ah, qua c'è una zona d'ombra. Quindi io dovrei attivare la mina. Saltare, ma mi va qua. Forse rotolando? No. No, no, no. Boh. Ora. Ciao. Ciao. Allora, qui. Libera le anime perdute. Libera le anime perdute. Qua sotto non posso scendere, vero? Posso entrare nei pipistrelli, no? Ho visto che qua di sotto si può scendere. Guarda, 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 l'ho notato. Ah! Anche i pipistrelli mi uccidono. E non posso fargli niente ai pipistrelli, anche se canto. No, ok. Ignoriamoli. Cosa? Non lo so. Non posso cantare. Ok, andiamo di qua. Neanche qui posso cantare. Vai di là. Ciao caro. Di qua che c'è? Di qua si scende, ma ci sono i pipistrelli. Oddio, aspetta, fammi controllare. Porca miseria, come ci scendo di sotto con quei pipistrellacci? Forse mi serve qualcosa per poter eludere magari i pipistrelli. Un sassolino. Tre sassolini. Sbaglio, se ne sono andati. Oh! Ah, questa è una zona bonus. Porca miseria. Mi sa che non sarà facile per niente. C'ho i sassolini? Ok. Ciao. Ciao. Seguimi. Ok. Oh oh, lì c'è una bomba. No, aspetta, va. Seguimi. No, oh, continuo a sbagliare tasto. Ma guarda questo.
Ok. Bloccati. Scherzavo. Aspetta, ok. A questo di qui non si smolla, quindi... Madonna, c'hanno dei riflessi paurosi, come si girano? Ah, mi fa ripartire da qui, interessante. Bloccati. Ciao. Ciao. Allora, di là si va nella zona bonus. Questi pipistrellacci ci mangiano. Eh sì. Allora per forza quella non è una zona bonus. Cioè devo andare di là. A meno che con i sassi non mando via i pipistrelli. Perché prima se ne sono andati quando mi sono avvicinato. Bloccati. Seguimi. Ciao. Allora, da qui se ne vanno quando prendo i sassi. E di qua? Ah, se ne vanno anche da qui. Puoi issarti dove vedi cadere i detriti. Ok, lo sapevo questo. Qui ci servono i sassi. Ma guarda questi pipistrelli, non capisco se se ne vanno da soli o se devo prenderli a sassate. Perché quello sicuramente serve per salvare qualcuno. Ora riprovo, allora. Un sasso. Io sono i pipistrelli, eccoli. Oddio. No, non sono i sassi che li spaventano. Mi sa che se ne vanno dopo un tot. Boh, chissà chi devo salvare lì. Quello stronzo dorme. Riprendiamoci il sassolino. Da sopra. Ah no, ah no no no, da sotto, altro che... Da qui. Ah ah. Ma quanti slig ci sono in questa zona? Che dice questo? Quasi a casa. Come quasi a casa? Siamo appena scappati, cazzo. Tre sassolini. Lo slog fa boom. Lo slog. Gli slog sono i cagnacci che usano gli slig. C'hanno questi cagnacci schifosi. Eccolo lì, mi. Ciao. Non è amichevole. Ciao slog. Prendiamoci i sassi, va? Non me ne dà più. Qui sicuramente ci sono altri slog, sta a vedere. Qui se mi metto giù non sono in ombra. Ok, ho capito, devo attirarlo, ho capito. Vieni bello. Vieni, oddio.
Vieni bello, vieni. Seguimi. Vieni cucciolone, vieni. Op. Porca miseria. Piano. Ok, qua non si può andare giù. Ok. Lì di sopra. Ok, lasciamolo lì a dormire che è meglio. Questa è un'altra zona segreta sicuro. Fammi andare a vedere. Prima salvo. Ah no, ci devo saltare dentro. Oh madonna, ho capito. Allora. Mica è rinato, no? No, ok, allora sì, ho capito. Devo attirarlo giù di sotto. Vieni. Ciao, ciao. Ciao. Vieni. Vieni giù. Cosa sta facendo quel cane? Ora però mi serve. Perché non mi dai più sassolini? Perché ce l'ho, che sono un cretino. Eccolo lì. Oh oh. Oh, pensavo che era una mina. Ok. Allora, così. Non ho più sassolini. Ah, sì. Non ho più sassolini ora. Qui non mi dà altri sassolini. Quindi dobbiamo saltarla. Opla. E qua che dice? Guarda i tuoi passi. Guarda i tuoi passi. Normalmente devo tornare indietro. Oh. Avevo appena superato quegli slog quando vidi una cosa assai stramba. C'era una grande luna davanti a me e la sua faccia. Era la mia zampa. Poi caddi da un dirupo. E la testa picchiai. Quando apparve un gran volto, per cui alla morte pensai. La nostra terra era di fronte a una svolta. Non c'era giustizia che potesse regnare se non avessi fatto di tutto per la nostra gente tornare a salvare. Perché i paramiti e gli Screb erano stati sacrificati innanzi che i mattatoi Ernia li trasformassero in pranzi. Dall'interno di templi, avvolti da un bagliore. Per tutti questi innocenti avrei mostrato il mio valore. Che figa, oh, lo giuro, non me la ricordavo sta parte. No, i paramiti, no. Quella bestiaccia che sta lassù è un paramita. E questo qui è uno scrub. Madonna mia, questi nello sfondo, ovviamente. Oh, madonna. Gravi pericoli attendono chi non segue questa esortazione, perché il sentiero dei Mudokon porta a disperazione. Se ci si introduce negli antri delle belve feroci, dura è la prova di chi affronta rischi atroci. Audaci attenzione, perché disse il saggio che solamente uno ne avrà il coraggio. Ma pensa te. E guarda caso siamo noi, eh? Oh. Il saggio scimmiotterà il passaggio. Oddio, questo mi spara in faccia. No, Ma cazzo è il fischio? Ok. No! Ok.
Ok. Uff, pensavo che mi tiravano una cerbottanata io. Anche qui gli Slig. Ah sì, eh. Aiuto, 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 aiuto. Vediamo un po'. Ma vaffanculo. Non c'è altri posti qui. Ma muori. Qui che dice? Canta finché lo Slig tuo tieni premuto 0 per cantare. Ah vabbè, no no, questo già lo sapevo fare. Qui immagino mi farà passare, no? Ma manco qui mi fa passare, eh? Non ho altre oddio. Per rotolare premi X mentre corri. Questo è interessantissimo. Questo è interessantissimo. Posizione di davanti al pozzo e premi su. Prova a saltare al pozzo premendo su. Ok. Posso farlo anche in corsa? No. No, no. È una specie di tutorial avanzato questo. Ah, eccoci di qua. Posso salire sopra? Sì. E qua? In queste terre milioni sono i deceduti, pochi i paramiti e gli scrub sopravvissuti. Sacri per noi sono coloro che sanno, ma che comunque li affrontano e lo show continueranno. Dai loro tormentati spiriti Shrikul risorgerà per aiutare chi in questa ricerca trionfare vorrà. Ma non è molto... non fa molto la rima. andiamo. Che figo sto tempio. No, di qua, di qua. È inutile che provo anche solo andare a vedere. Allora. Ok. Benissimo. Gli interruttori funzionano bene. A posto, l'importante è saperlo. Ora che lo so, mi sento una persona più meglio. Ok, gli interruttori funzionano bene. E voilà, guarda che precisione. No, pensavo di saltarci dentro preciso preciso io. Ok, allora, semplice. Ok. Perfetto. Quello penso sia un messaggio in codice per far passare solo i Mudokon, perché solo i Mudokon possono fare quei fischi lì. Oddio. Ma se canto anch'io? Singole mani blu, il marchio possono portare il potere di distruggere false terre e liberare. I ministri dei Glukkon di rabbia impazziranno quando per il risveglio di Shrikul i mattatoi si fermeranno. Ah, qui andiamo a mettere di mezzo spiriti e spiritoni, eh. E qua? Che sono tutti questi messaggi? È una specie di percorso iniziativo. Linee di Monsaic. Possiedi la campana qui. Prendi la melodia della campana qui. Ok, devo andare prima di sopra a prendere la campana, quindi. Nanto. Per usare il portale degli uccelli, canta e saltaci dentro. Sì, questo ormai lo so, ma... no, devo andare prima. Ah, vaffanculo. Non l'avevo mica visto. Madonna. Via. E voilà.
Che dicono qui? Segui la melodia e segui la melodia e possiedi la campana. Ah no, le campane. Ah, sono più di una, quindi. Togo, ma non so qual è la melodia. Non so qual è la melodia, quindi devo prima andare a sentire la melodia di sotto. Ma di sotto dove? Più giù di qui si va. Ah! Non lo so. No, 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 non fa assolutamente niente. Quelle api? No, 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 no. No, 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 no. Tra l'altro ho fatto pizzicare lui, poverino. Ma non uccidono, mi sa, quelle. No, lo ritrovo tutto pieno di buboni gonfi. No, dove siamo? Oh, maremma. Ma... ok, andiamo prima a prendere la melodia. Che dice qui? Tocca... ah, ok, sì, qui è per prendere la melodia. Tu, fammi risentire. Ok, ok. Poverini. Quindi era tun tun tun. Ok, me la dimenticherò, eh. Dovrebbe essere così. Ah, me la fa proprio... ah, pensavo di poterla fare io. Sarebbe stato decisamente più carino. Tranquillo. Allora, no, ho sbagliato tasto. Ok, allora. Ok. Olè. Qui che ci dice? Bracere. I nostri templi sono cresciuti nell'oscurità finché l'accordo di Magog liberò i Mudokon dalla schiavitù. Accendi fuochi sacri gettando le pietre focaie ovunque si trovino i braceri. Quando saranno tutti accesi, verrai ammesso alla cerimonia di iniziazione del tempio. Devo accendere tutti i braceri, quindi. E quello è uno. Ci devo tirare una pietra focaia. Non ce l'ho. Ah, bastava fare questo. Che tu dice? Il balzo del destino. Quindi devo fare così, mi stai dicendo? Ah, se mi fossi buttato giù sarei morto. Oh madonna, qua c'è una porta, qua ce n'è un'altra.
Andiamo prima di qua, va. Opla. Nato da quelli della storia perduta e dai lavoratori di carne, da quelli delle bestie evocate dal mostruoso appetito, dalla struttura temprata e dall'orrido respiro di fuoco, il suo cuore d'acciaio è affilato. Il primo che verrà avanti ne sarà testimone. Egli libererà se stesso prima di trovare gli altri. Sarei io? Oh madonna, ma lì c'è un... Oddio, paramiti e scrub giganti. Oddio no, Paramonia Scravania. Che è sta bolgia? Perché non si sparano tra di loro? Con il potere acquisito gli anelli blu risuoneranno. Canta per liberare il caos che generare sapranno. Il potere di Shrikul è dato a colui che è abbastanza fortunato da tornare da Paramonia Scravania intero e tutto d'un fiato. Ok, quindi per poter procedere devo prima andare di là. Ma l'altra porta, aspetta che me ne vado dolcemente. Prima di andare a Paramonia e Scrabania voglio vedere cosa c'era nell'altra porta. Tornerai? Tornerai? Cioè, torno indietro da qui? Ah no, ci devo tornare dopo qui. Tornerai? Sì, qua ci devo venire dopo. Ok, quindi non abbiamo altra scelta. O Paramonia o Scrabania. Madonna mia, ragazzi. Io direi... Aspetta che... Opla. Fammi vedere lui in che ordine me li mette, perché secondo me non me li mette casuale. Anche se sono difficili tutti e due, perché mi ricordo sia i paramiti che i scrub sono veramente delle cose, ragazzi. Oh madonna mia. Mi mette prima Paramonia e poi Scrabania. Va bene, andremo prima a Paramonia e poi a Scrabania. Però nella prossima puntata. A presto.